E ora andiamo in diretta da Agrigento, lo vedete, buonasera al Ministro dell'Interno Angelino Alfano, benvenuto al TG1. Ministro, le chiedo subito, sull'immigrazione, su questo dramma, lei ha detto che se l'Europa non se ne farà carico, il governo prenderà alcune determinazioni. A cosa si riferisce? Al fatto che l'Europa deve dirci con chiarezza se è pronta a subentrare a Mare Nostrum. Noi abbiamo salvato migliaia di vite umane che volevano dirigersi verso l'Europa, non volevano stare in Italia, e quindi l'Europa deve affrontare da Europa il tema della frontiera. Ci dica di sì o ci dica di no. Se ci dirà di sì, tutto bene. Se ci dirà di no, l'Italia dovrà assumere delle decisioni e prendere delle proprie responsabilità, perché così non si può andare avanti. Quindi lei conferma che l'operazione Mare Nostrum è a termine, finirà a breve, quando? Noi abbiamo fatto Mare Nostrum, il Ministero della Difesa e degli Esteri in primo luogo, il 18 ottobre dello scorso anno, dopo che più di 300 persone erano morte a Lampedusa. L'operazione era nata a termini, cioè doveva avere un termine preciso. Il 18 ottobre farà il primo compleanno, la mia idea e la mia proposta sarà che Mare Nostrum non abbia il secondo compleanno, e perché noi non possiamo accettare che l'Europa dica noi non abbiamo soldi, perché noi li abbiamo, noi abbiamo soldi? No, è un tema generale da Europa, l'Europa se ne faccia carico. Se non se ne farà carico, noi proporremo che l'Italia dismetta l'operazione Mare Nostrum e ovviamente continuerà a farsi carico del soccorso in mare, di tutto ciò che attiene al diritto internazionale e al diritto umanitario. Sto e stiamo lavorando a dei progetti anche alternativi che sottoporrò al Governo e al Consiglio dei Ministri solo dopo che l'Europa ci avrà detto di no. Abbiamo sentito di questo allarme terrorismo, ci sono rischi reali per l'Italia, rischi di infiltrazione tra i migranti, per esempio di jihadisti, di miliziani? La nostra allerta è massima, noi anche come centro della cristianità siamo sempre stati un obiettivo dei filoni jihadisti e abbiamo anche una strategia di contrasto che è a livello europeo e a livello globale. Per quanto riguarda il nesso tra immigrazione e terrorismo, tecnicamente non si può creare questa simmetria, ma chi può escludere delle singole infiltrazioni? Ecco perché la vigilanza deve essere alta sia sui temi delle migrazioni sia sul tema del terrorismo. Grazie ad Angelino Alfano, Ministro dell'Interno, per essere intervenuto in diretta al TG1. Grazie.